Se ci fosse un metallo più prezioso dell'oro, del platino, beh, di quel materiale sarebbe la vittoria del Teramo all'Atleti Azzurri d'Italia contro l'Albino Leffe. Lì dove era naufragato Ugolotti, dove Asta aveva trovato un punto nel finale, Maurizi si regala un blitz fondamentale per la rincorsa alla salvezza. Schieramento previsto, quello del Diavolo con De Grazia a ridosso di Infantino, ma l'ex maceratese non farà una grande gara, come invece l'attaccante, ormai diventato il re Mida biancorosso. Tocca due palloni e segna altrettanti gol. Primo tempo per nulla spettacolare, Gonzi al 18esimo con la conclusione centrale, più problematica per Gomis, la girata al 35esimo di Gavazzi sotto misura, che chiama l'estremo difensore alla respinta di Stinto. Il Teramo però si distrae al 40esimo, sbaffo sfonda a destra, Coco raccoglie dalla parte opposta e Polak ingenuo lo atterra per il primo dei rigori del pomeriggio. Dal dischetto si presenta Sasha Cori, Gomis lo ipnotizza ma nessuno copre la ribattuta di Celli che ne scivolata porta in vantaggio i bergamaschi. Acquisito il vantaggio, l'Albino Leffe conta di poterselo portare negli spogliatoi, ma fa male i conti perché Celli al 45esimo riceve da De Grazia e disegna il traversone per Infantino. Mondonico salta a vuoto e per la punta il gol numero 6 da quando ha cambiato casacca a gennaio. Il pareggio è manna per il Diavolo, che dovrebbe trarre forza dall'1-1, ma torna in campo svagato e privo di nerbo. Dopo 3 minuti sbaffo supera Fiordaliso e calcia verso Gomis, che ribatte in corner. Sulla battuta di Genevieve spunta la testa di Mondonico, che stampa il pallone sulla traversa e non sarà l'unica del pomeriggio. Sospiro di sollievo che però non ridesta il Teramo, che inserisce Sparacello per Spinozzi, ma continua a subire maledettamente. Al 50esimo Gelli ci prova col destro dalla distanza, Gomis è immobile ma il pallone è fuori di un soffio. Altri 3 minuti e sbaffo si traveste da assistman, pallone per Coco che sovrasta Ventola con il legno a dire nuovamente di no alla formazione di Marcolini. È un assedio quello dell'Albino Leffe, Maurizi inserisce Armeno per De Grazia, Marcolini getta nella mischia Ruffini, Razzitti e Giorgione ed è proprio quest'ultimo al 77esimo a raccogliere la corta respinta di Celli sul corner di Genevieve. Sinistro micidiale che centra l'incrocio dei pali, terzo legno in un tempo, una specie di record per i padroni di casa. All'82esimo però, altra sortita sempre da corner, Mondonico stavolta la prende di testa ma quasi inchinandosi sul pallone, sfera al lato, e il preludio al gol vittoria che arriva a 2 minuti dal 90esimo, Caparbio Ventola a destra che prima sembra perdere il possesso su Genevieve ma poi va a riprendersi la sfera subendo il fallo del francese in area di rigore, di Cairano manda sul dischetto Infantino che spiazza Cortinovis, arriva a quota 7 gol con il Teramo ma soprattutto regala 3 punti di importanza straordinaria alla formazione biancorossa. L'unica nota davvero stonata è l'infortunio gravissimo nel finale di Lis Gomis, stiamo a un distacco del tendine rotuleo del ginocchio per l'estremo difensore biancorosso. La stagione finisce all'Atleti Azzurri d'Italia.